audiomicro.com. Salve a tutti, caro caro popolo di YouTube, come va? Bene? Oggi facciamo la seconda lezione di fisarmonica. Parleremo di musica in generale, di note posizionate sullo strumento, note in generale e le scale maggiori. Allora, non è che l'altra volta, la prima lezione, volevo saltare una tappa parlando prima dei bassi, che magari è una cosa più complicata, no? Poi parlare delle note della musica, ma perché la prima lezione, come video su YouTube, era più interessante da fare, perché il basso e la fisarmonica è la cosa quella più meno capita, meno conosciuta, quindi ho voluto partire con quella, no? Perché tanto l'insegnante di strano, Aaron, si capisce tutto costruito bene, senza. Però solo perché tanto era un video più interessante magari di partire con questo. Adesso però partiremo dalle note, tutto quanto, per la mano destra, i bassi non li toccheremo per niente. Mano destra, note, musica in generale. Faccio la lezione anche di musica, soltanto musica, non solo applicata magari la posizione sulla tastiera, sulla fisarmonica, ma anche perché se dovrò spiegare prossimamente canzoni, esercizi, qualcosa. E dopo è scontato che la musica l'ho spiegata, cioè qualcuno la conosce. Quindi se posso fare un esercizio, se non sapete prima la musica come va suonato, non posso spiegarlo volta per volta, se no altrimenti dovrebbero venire video di 40 minuti per uno. E allora la spiego oggi in generale, in poche parole, per spiegare la musica, e in modo che andiamo avanti in tutte le cose velocemente. La musica l'abbiamo conosciuta, imparata, guardate il video se non l'avete ancora capita e basta. Parlo per chi non la conosce, ovviamente, per chi fa questa prima cosa per le prime volte. Per chi invece vuole solo imparare la fisarmonica o tecnicamente, lo può fare, perché lo faccio sempre in tutti i video. Ok, partiamo, le note. Allora, questa la fisarmonica è una 96 bassi. Si riconosce a occhio non solo facendo il calcolo della moltiplicazione delle diagonali, ma anche da questi due tasti neri, che la fisarmonica a 96 bassi inizia con due tasti neri, mentre la 120, che è più o meno quella completa, inizia con tre tasti neri qua su, quindi ha più tasti rispetto a 96 bassi, ovviamente. Ok, quindi piccolo trucchetto, che poi sarebbe anche la realtà, questo qua detto. Altro trucchetto che sarebbe anche la realtà, che molti pensano che la nota Do, che è la nota principale, inizia al primo bottone, che ha la fisarmonica, il primo tasto, invece no, inizia qua. Trucchettino che è la realtà, tanto come abituatevi a usare questo termine, trucchettino, ma che è la realtà, ok? Sta sopra i due tasti neri che troviamo qua, i gruppettini di tasti neri che abbiamo qua, i due tasti neri. Si trova sopra questa posizione qua. Questo è il Do nota Do. Adesso, prima di conoscere le regole, vi faccio vedere subito come si costruisce la scala. Come fare a seguire sullo strumento la scala Do, della Do maggiore, della scala maggiore del Do con la fisarmonica. Primo dito sul Do. Come sapete, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi abbiamo tutte le note in fila senza utilizzare i tasti neri, perché la scala del Do non ha alterazioni e si costruisce tutta con tasti bianchi, quindi niente paura, perché i tasti neri, oddio, che poi ovviamente si suonano come gli altri tasti, anzi sono normali, sì, come gli altri tasti. Iniziamo, diteggiatura, Do sul primo, il primo dito sul Do, Re, il Re che è la nota dopo, la suoniamo con il secondo, Mi con il terzo, e sul Fa ci andiamo, questo qua sarebbe il Fa, ci andiamo con il primo dito, giriamo il polso, andiamo con il primo dito sul Fa, quindi sono qua, primo dito, e poi normale, andiamo arrivare fino al quinto dito, qua c'è l'altro Do, vedete, sopra i due tasti neri di trucchettino, qua andiamo a finire con il quinto dito su quell'altro Sol, quindi abbiamo il Sol con il secondo, terzo, quarto e quinto, ok? Questa è la scala per andare al Do acuto, l'altra ottava. Adesso, ritornando su, discendente, se andiamo a mettere i diti dove l'avevamo lasciati prima, stessa posizione, quindi sul Si con il quarto, terzo, secondo sul Sol, sul Fa con il primo, e giriamo con il terzo come c'eravamo prima sul Mi, secondo e primo, mentre giriamo il polso per non far sentire troppo stacco quando la scala magari la facciamo in velocità più veloci, giriamo il polso. Per esempio all'andata, mentre andiamo giù, subito dopo il Re, così. Non è che siamo pronti per non far sentire troppo stacco. E mentre torniamo su, lo giriamo quando siamo più o meno verso il La. Giriamo prima, in modo che siamo subito pronti per suonare senza tanto stacco, con la massima continuità. Ok, adesso
Da soli siete in grado di costruire tutte le altre scale, perché vi sto per dire la regola generale per costruire una scala maggiore. Per costruire qualsiasi scala maggiore abbiamo bisogno di formata sempre da 2 toni, un semitono, 3 toni, un semitono, 2 toni, un semitono, 3 toni, un semitono. Mi raccomando, capitela bene che questa è la cosa fondamentale. 2 toni. Che cos'è un tono? Un tono è l'unione di 2 semitoni. Cos'è un semitono? Un semitono è la nota che ha la massima vicinanza alla, no alla nota presa in considerazione. La nota più vicina alla nota presa in considerazione. Per esempio, se prendo in considerazione la nota do, do. La nota più vicina, come tutti possono credere, quelli che non prendono, vedono la fisarmonica o prendono la musica in considerazione per la prima volta, che è re. Dato che hanno visto la fisarmonica, come fa? Dicono, beh, è re, no? Quella più vicina. E no, perché questo che sta a fare qui, questo va, è una nota presa in considerazione, che è sempre in considerazione perché lavora da semitono. Vuol dire, sempre fa parte della classificazione delle note, che può essere semitono. O come una nota può essere, può valere per un'altra come tono, questa vale come semitono rispetto al do. Quindi la nota più vicina al do è il semitono, è il do diesis chiamata. Ma delle alterazioni, dei nomi, tutto quanto, ne parleremo la prossima volta. Vi accenno subito che quando chiamiamo una nota x, una nota qualsiasi diesis, a quel punto aumenta di mezzo tono la nota che avevamo preso in considerazione. Se invece la chiamiamo bemolle, come parecchi conoscerete questo termine, abbassa di mezzo tono la nota presa in considerazione, ma questo ne parleremo la prossima volta. In questo caso abbiamo il do diesis, quindi fate sentire da orecchio che aumenta, no? No, aumenta di mezzo tono. Questa quindi è un semitono, la massima distanza tra una nota presa in considerazione e la nota più vicina, quindi appunto. Applicando la regola dei 2 toni, un semitono, 3 toni, un semitono per costruire la scala maggiore alla scala del do, semplicissima, andiamo a vedere come è formata, non solo come ve l'ho detta io, ma per riuscire a capire da soli come funziona. Allora, 2 toni, dove abbiamo 2 toni? Se faccio così è un semitono, ma poi non abbiamo utilizzato i tasti neri, no? Sulla scala del do non ci sono alterazioni, quindi niente. Un tono dove lo ce l'abbiamo? Se qua, qua, da qua a qua è un semitono, da qua è il re. Da qua a qua, quindi dal do al re sarebbe un tono, quindi qui abbiamo il primo tono. Dal re al mi non è un altro tono? Sì, perché non ho toccato nessun tasto nero, e quindi sono arrivato che dal do al re è un tono, dal re al mi è un altro tono. Adesso veniamo qua. Qui sarebbe un semitono. Dove lo trovo questo semitono? Qua il tasto nero non c'è, quindi dico, allora non ce l'ho. Allora dal mi è il fa, è un tono per forza. Beh, perché qua il tasto nero non ce l'ho. Invece no, dove non ci sono tasti neri, questi spazi, la nota che sta qua, appunto, dove non c'è il tasto nero, quindi per esempio questa qua, qui dove non c'è, non fate caso che dice, vabbè, ma c'è di qui, no? Lo spazio, dico, questo qua, tra un'altra nota e quella, la nota questa e quell'altra, lo spazio centrale, qua non c'è il tasto nero. Quindi la nota questa, vabbè, abbiamo detto che tra il re e il mi c'è un tono, quindi a posto, quindi quella scartata, ma la nota questa qua rimanerà sola perché non ha, tra la nota questa qua e questa qua non c'è il tasto nero, quindi questa rimane la sola. A quel punto dov'è il semitono? La nota stessa che è il semitono tra il mi e il fa è appunto il fa, bisogna suonare il fa, è quella la nota che fa da semitono tra il mi e il fa, la minima distanza, la massima, la minima distanza, la distanza più vicina è quella, infatti è il fa. Quindi tra il mi e il fa il semitono va suonato così, non c'è un'altra nota di mezzo nera da suonare, ok? Adesso abbiamo 3 toni, infatti siamo sul fa, abbiamo dal fa il sol è un altro tono, dal sol la un altro tono, dal la il si di nuovo un altro tono. Adesso siamo qua, nota spoglia di tasti neri, come vedete dal si al do, non c'è la nota di mezzo, quindi se non c'è la nota di mezzo il semitono è una nota tranquilla, in fila normale, questa qua. Il do finale, questo fa da semitono perché non c'è la nota qua di mezzo, non ho la minima distanza, la distanza più breve per raggiungere il semitono, quindi ce l'ho qua. È il do, quindi dove sono qua i semitoni? Dal mi è il fa e dal si è il do. Ecco, trovati i due semitoni, quindi i due toni. Ci abbiamo così: due toni, un semitono, un altro tono. Altro tono, tre toni e un semitono.
Spero di essere stato chiaro su questa cosa qua. Spero di sì. Andiamo a costruire velocemente quella del Sol. Due toni. Quella del Sol, quindi partiamo da qua. Due toni. Ce l'abbiamo qua. La scala ovviamente sarebbe ta na 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 na, però per capire la distanza tra due toni, quindi questo è un tono. Poi dove abbiamo un altro tono? Tra la e il si, perché qua ovviamente tranquillamente abbiamo i due toni. Il semitono. Ritorniamo qua, tra il si e il do c'è il semitono, perché non c'è il tasto nero che ci permette di fare quella cosa. Poi abbiamo tre toni, dal do re a uno. Dal re qua abbiamo un altro tono, poi per trovare il semitono, che cosa abbiamo sulla scala del fa del sol in particolare? Il fa diesis per trovare il semitono che ci manca alla fine. Quindi tra il fa diesis e il sol c'è quel semitono che dicevamo prima. Quindi ecco la scala del sol. I tre toni, i due toni, il semitono, i tre toni, l'altro semitono dal fa diesis al sol. Diteggiatura sempre uguale. Ok, la scala del sol, scusate, mi sarà stoppato un attimino il video, problemi di batteria. Eravamo qua, solita cosa, prime note con il primo, secondo e terzo, poi giriamo, ok. Quindi, i due toni, un semitono, tra il si e il do, poi tra il do e il re, un tono, re e mi, un tono. Poi dobbiamo avere tre toni, quindi due ne abbiamo fatti, ne manca uno. Se vado qua, tra il mi e il fa, è un semitono. Quindi devo andare per forza, devo ricorrere a un semitono, una nota che mi alza ancora di più, quindi nessuna soluzione che... Prima se facevo così e non faccio l'altro tono mi va il semitono, quindi devo per forza ricorrere a un tasto nero che insieme mi dà un tono, quindi dal mi passo al fa diesis, perché questo è il fa alzato di mezzo tono e diventa fa diesis, prende questo nome, e poi dal fa diesis al sol abbiamo un semitono così, perché non fa così che è un tono, ma parte dal fa diesis al sol che diventa un mezzo tono, quindi un semitono. La differenza non è così, che sarebbe un tono, ma siccome alza di mezzo tono abbiamo un semitono. Questo così per tutte le scale. Quella del re ve la faccio solo vedere, dopo il ragionamento la capirete da soli. Capito? I due toni ce li abbiamo. Devo per forza qui ricorrere sempre al diesis, perché ovviamente se no non posso fare il secondo tono della prima regola. Ok, questo vale per tutte le scale, quella del La ovviamente andrà in un'altra maniera, così. Poi ok, questa è quella del La. Poi andiamo avanti con quella del Mi e tutte le scale che andranno avanti più avranno a che fare, manterranno sempre le alterazioni che hanno avuto su quelle precedenti, poi aggiungeranno altre in base alla regola del tuo semitono e semitono. Ok, questo per quanto riguarda le scale maggiori, perfetto. Adesso brevemente un piccolo anticipo della musica in generale che vi lascerò poi le foto per studiarvelo da sole del mio metodo. Eccoci qua, come sapete di note ne esistono di più tipi. Abbiamo la semibreve, che è la nota con il pallino tondo vuoto, che vale 4 quarti. Adesso parleremo già di tempi, La minima, che vale 2 quarti, la semiminima che vale un quarto, la croma un ottavo, la semicroma un sedicesimo, la biscroma un trentaduesimo, la semibiscroma un sessantaquattresimo. Allora guardate qua, questa è la semibreve, la nota con il pallino così pieno. La semibreve vale 4 quarti, quindi all'interno di una battuta da 4 quarti io ho la semibreve, avendo tutta la semibreve, quindi tutta quella battuta durerà quella nota che comprende la semibreve, tutta quella nota avrà quella durata. La minima 2 quarti, se abbiamo un tempo di 4 quarti, la minima prenderà a metà di quella durata di quella battuta, perché ogni battuta riprende il tempo di 4 quarti, capito? Ogni battuta vale 4 quarti. Ok, così via per la semiminima 1 quarto, croma 1 ottavo, un sedicesimo, un trentunesimo, un sessantaquattresimo, per la semibiscroma, così via. Questa era solo un'anticipazione per conoscere meglio tutte le scale, meglio, per conoscere i relativi arpeggi, scale a doppia ottava, per conoscere meglio il tempo delle battute della musica, qua. Ci vediamo alla prossima. Un bacio speciale, mi raccomando, tempo e scale arpeggio.